Anche se la storia Fasoli ha 165 anni, la parte bresciana comincia nel 1938, quando mio nonno Giuseppe Fasoli si trasferisce e rileva l'attività dei fratelli De Marmes, che occupava un'arcata dei portici di Piazza Loggia. Ovviamente il suo sogno era racchiudere tutto il palazzo, compreso tra i Mazzi delle Ure e la Torre di Porta Bruciata. Oggi siamo quasi arrivati a ottenere questo obiettivo. Negli anni le vetrine si sono ampliate, i piani del palazzo si sono moltiplicati e sono stati, diciamo, riempiti di collezione di oggetti di importazione. Ci sono dei saloni di esposizione per argenti, argenti antichi, cristallerie, porcellane, i laboratori, il laboratorio orologiaio, il laboratorio di gemmologia, che creano tutto un insieme di servizi legati al mondo Fasoli. Il piccolo laboratorio di creazione orefa è diventato un laboratorio di gioielleria, fino al punto che l'abbiamo dovuto spostare a Valenza, perché è un centro di produzione orefa di grande livello artigianale. Oggi questa attività viene portata avanti da me, da mio padre e da mio fratello, e con delle linee guida comunque comuni alla filosofia di famiglia.